Riccardo, arrivo dalla Puglia, mi sono trasferito qui esattamente da 4 mesi per cambiare vita. Mi chiamo Francesco Di Vesto, ho 38 anni, vengo da Torino. Sì, mi chiamo Silvio La Penna e vengo da Sapri, provincia di Salerno. Adesso mi sono trasferito a Las Palmas in Gran Canaria, che è un'isola del governo spagnolo. Io e lei ci siamo conosciuti a Londra, sulla Oxford Street. E ci siamo conosciuti 11 anni fa, siamo sposati da 7, abbiamo una figlia da 7 anni. Nostra figlia è nata a Bari, adesso va a scuola qui. Sì, va a scuola. Tranquillamente, sì. Si sta inserendo bene con gli amichetti. Da pensare un attimo alle Canarie, perché avevamo già alcuni amici che vivevano alle Canarie in altre isole. Abbiamo deciso di fare un viaggetto per vedere com'era la situazione, per vedere se la città era bella, se ci si poteva vivere, perché sai, quando vieni in vacanza è tutto bello, tutto fantastico, è meraviglioso, viverci è tutta un'altra cosa. Quindi abbiamo fatto delle escursioni atipiche, siamo andati a cercare i quartieri peggiori della città, quando abbiamo visto che erano anche i quartieri peggiori, comunque erano tranquilli, ci si poteva vivere, abbiamo deciso di fare questo salto. La cosa di vivere su un'isola, ma chissà com'è, scatola chiusa, abbiamo provato, il clima, avere un clima tutto l'anno che ti permette di non indossare più i giubbotti, non avere il gas a casa, cioè, un po' più di lentezza dopo tanti anni stressati. Sì, la vita scorre un molto decelerare, più tranquilla, a scalare. Sono stato un anno in Inghilterra, però a livello lavorativo mi sono trovato molto bene, ma per quanto riguarda il cibo ed il clima non era cosa stare là più di un anno, e quindi ho deciso di trasferirmi qui, in quanto già ci abitano due miei cugini da 4 anni. Il lavoro l'ho trovato subito dopo 3 settimane che stavo qui, però non era il lavoro ideale, in quanto non mi avevano ancora contrattato, facevano un po' di problemi. E quindi poi ho trovato subito un altro lavoro come cameriere, dove mi hanno fatto fare il NIE, un documento importante per lavorare qui, cosa che ti fanno soltanto quando hai un precontratto di lavoro. Ho deciso di trasferirmi a Las Palmas di Gran Canaria, in realtà la decisione è stata una cosa un po' più... Ho sempre pensato di andare a vivere in un'isola vicino al mare, sono di origine meridionale e tutte le volte a settembre tornare a Torino era sempre durissima. Lasciare il mare, il clima mite per quello freddo, umido di Torino. La decisione vera e propria l'abbiamo presa con mia moglie 3 anni fa. Io in Italia ero venditore, quindi qui come lavoro era molto più facile fare qualcosa che già conoscevo prima. Dovevo solo decidere se vendere auto come facevo in Italia o vendere nel settore immobiliare. Ho deciso di vendere case qui perché qui, a differenza che in Italia, il venditore di auto è uno stipendiato. Io ho sempre amato l'autonomia, potermi organizzare il mio tempo e organizzarmi i miei appuntamenti, e quindi ho deciso di venire qui in Remax. Anche questa è stata una scelta ponderata, perché prima di venire qui in questa agenzia ho valutato tutte le agenzie dell'isola, ho guardato le varie gradatorie, le varie classifiche di chi erano i migliori, dove potessi imparare a fare il lavoro nel miglior modo possibile. Questa è l'agenzia numero 1 di Spagna da diverso tempo, quindi non potevo scegliere un posto migliore. Però ora, guarda, standoci qua, leggendo su internet, informandosi in vari canali, poi c'è da dire che alla fine ci sono pro e contro come tutti i posti, e che finché non ci vivi non puoi capire bene il posto dove sei, come certo. La stessa cosa vista dall'altro lato può piacere, poi si vive veramente bene, perché la gente è molto tranquilla qui, nessuno ti suona con il clacson quando sei per strada. Una cosa stupida però significativa, si fermano tutti quando passa un pedone sulle strisce pedonali, cosa che in Italia io francamente tutta la mia vita non ho mai visto, non so se una volta era diverso, ma oggi non è così. Ora è la pace dei sensi. Nostra cognata sta in Germania, volendo sì. Potevamo andare in Germania, sì, sì. Che economicamente sta meglio. Per me è la top ora come ora, sì. In Europa.
è che ti può dare veramente di tutto e di più se tu lavori e ti inserisci. Alla fine non è stata una scelta economica, capisci? Non è stata una scelta di soldi, diciamo andiamo là, i soldi. È stata una scelta di vita, di stare molto globale, più tranquilli, più sereni, più rilassati. Sempre è stato un nostro obiettivo, o ritornare a Londra o comunque andare di nuovo via dall'Italia per le varie motivazioni che tutti sanno. Mi sembra abbastanza un paradiso terrestre, nel senso che a livello di clima è eccezionale. Per quanto riguarda il cibo anche si mangia bene, perché alla fine abbiamo non proprio la cucina mediterranea, però ci avviciniamo, dai. È stato abbastanza facile inserirsi, sì, perché comunque questa più che un'agenzia è una famiglia, una grande famiglia. Organizziamo sempre cene, barbecue, si vanno a fare escursioni nelle altre isole, quindi c'è un'unione tra i vari colleghi molto sentita. Ho passato il Natale per esempio con due colleghi, quindi qui si sta un po' come in meridione italiano di qualche tempo fa. È molto meridionale. È un po' isolato, sì, è un po' come molto meridionale, come il meridione dell'Italia. Comunque molta vigilanza, sì, è controllata, sì, sono sì, anche sì, abbastanza sì, fiscali. C'è molta pulizia. Dal punto di vista comunque. La gente è come da noi in Italia, è calda, non fredda come i paesi nordici. Sono un po' tradizionalisti, come sembrano un po'. Io sono di origine sarda, la mia famiglia è tutta sarda. Li rivedo un po' quando dicono in penisola, certo. Come in Sardegna dicono in continente, molto attaccati alle tradizioni, al mangiare quello, sì, cioè non sì, li sposti, sì, sì, sì. Infatti qua il lavoro è più il turismo, tutta la gente che viene da fuori. Un consiglio per gli italiani che vogliono fare questa cosa è quello di pensarci bene e soprattutto venire qui e guardare com'è la situazione. Non a tutti piace, c'è chi piace il sud, c'è chi piace il nord. Al sud per esempio fa molto caldo, è un'enorme spiaggia, un enorme centro vacanze. Io preferisco una città grande, che Las Palmas fa 480.000 abitanti e dove c'è tutto, è come vivere a Torino però con il mare. Qui c'è la spiaggia urbana migliore d'Europa, super attrezzatissima, ci sono le docce dove puoi fare addirittura lo shampoo con la tua cabina, il tuo spogliatoio, quindi puoi fare la pausa a pranzo in spiaggia dove ti cambi e in 5 minuti sei pronto per ritornare al lavoro, cosa che in Italia non ho mai visto. Perché Gran Canaria del Nord e non Gran Canaria del Sud? Essere onesti, inizialmente abbiamo pensato di stare al sud. Sì. Poi muovendoci, facendo su e giù, perché lui lavorava qua, la città è la città e poi è più varia, sia di clima che di gente, perché c'è di tutto, l'Erasmus, studente, c'è il turista, c'è la gente del posto, sì, è sì, molto sì, più varia, mentre giù è molto più turismo. Differenza tra trovare lavoro, dunque il lavoro che si trova più facilmente ovviamente è quello del settore turistico alberghiero, al sud chiedono tantissimi camerieri, cuochi, anche qui, però qui diciamo che c'è una ristorazione di tipo diverso, perché quella che va per la maggiore è quella della città dove vanno comunque i locali, quindi ci va competenza, non ci si può improvvisare e questa è una nota negativa che molti italiani stanno lasciando il proprio lavoro, la propria casa in Italia per venire qui pensando di trovare il paradiso. Il paradiso c'è, però diciamo che non è per tutti, sembra un po' brutale dirlo, però devi avere anche delle competenze, non puoi fare l'imbianchino in Italia e decidere qui di aprirti una caffetteria. Abbiamo deciso di venire qui ad aprile del 2017, da aprile a luglio, siccome avevo un'attività, ho venduto tutto quello che avevo nell'attività, perché non sono riuscito a vendere l'attività, ho venduto tutto quello che avevo, tutta l'attrezzatura, tutto. Venduto tutto, di tutto e di più, fatti i biglietti qui per il 27 di agosto. Siamo arrivati qui il 27 di agosto, abbiamo alloggiato al sud 4 giorni, poi abbiamo trovato una casa per un mese, una stanza per un mese a Vecindario,
E ora siamo qui alla Spalmas, che abbiamo preso casa. Differenza da nord e sud è quella appunto del clima, qui è sempre abbastanza fresco e ventilato, c'è quello che chiamano i locali panza de burro, cioè la pancia dell'asino, che è un nuvolone che c'è sempre all'80% delle volte. A me piace di più perché qui comunque stai sempre fresco e puoi lavorare in strada tranquillamente. Sud va benissimo per farci le vacanze, per stare rilassato in spiaggia, il tuo lettino e il tuo ombrellone, avendo sempre il 99% del tempo sole a volontà. Ha sentito dire da chi ci sta da tanti anni, oltre ai prezzi che sono moltiplicati, troppa domanda e poche case. E quindi è una guerra, e ti fanno questi contratti, vogliono un sacco di garanzie, sia per cose passate, un sacco di garanzie della guerra del più forte. C'è gente che paga anticipi di 6 mesi per avere un contratto di un anno, non di anni. Il primo contratto di un anno, sì, devi perché avere ora si fidano molto meno. Più noi italiani siamo sempre visti un po'. È una cosa che mi sento di consigliare è non demordere, quindi nel momento in cui state cercando di sistemarvi e trovare casa, continuate, persistete, quindi dovete farlo quando siete qui, di perseverare e continuare a cercare lavoro, anche dopo 1000 no un sì lo troverete, e in questo modo riuscirete a crearvi una vostra indipendenza, anche perché qui la vita non è cara come altri posti europei. Una cosa interessante da un certo punto di vista fa anche ridere, perché molti dicono, per esempio, chiamano le Gran Canarie. Gran Canarie non esiste, sono le Canarie, un arcipelago di 7 isole, 3 sono grandi e altre 4 sono più piccoline. Le isole più importanti a livello di lavoro sono Tenerife, Gran Canaria e poi Fuerteventura, che si sta espandendo fortemente in quest'ultimo anno. Ogni isola ha le sue differenze. Tenerife ha una montagna di 3700 metri, per esempio, quindi ognuno può trovare il suo lavoro in base anche alle sue passioni. Per esempio, ho conosciuto un ragazzo che vive a Tenerife che fa delle escursioni con la mountain bike, e gli sta andando anche particolarmente bene. Non è una improvvisazione, è una persona che ha sempre fatto questo per tutta la vita, ha solo visto se poteva fare quello che già faceva prima, se lo poteva fare anche qui. Quindi il mio consiglio è non improvvisatevi, soprattutto se avete dei figli, dei bambini, perché è molto traumatico dover lasciare tutto e poi dopo 6 mesi ricambiare tutto di nuovo. Quindi pensateci bene, cominciate a pensarci adesso e fate più vacanze durante l'anno, parlate anche con i locali, non soltanto con gli italiani, e state attenti da quello che sembra oro, perché quando un affare è troppo bello per essere vero, non lo è. C'è sempre ovviamente chi si è fatto riconoscere e quindi c'è sempre un po' di... Poi cercando, insistendo, alla fine trovi. Però alla fine comunque i canari sono bravi. Abbiamo conosciuto un ragazzo di Gran Canaria che ci ha detto: ma guarda, nettamente meglio Gran Canaria. Aprirsi una caffetteria solo perché si è italiani mi sembra molto arrogante, che non è che basta nascere in Italia per saper fare un buon caffè o cucinare bene, perché altrimenti tutti i brasiliani saprebbero giocare a calcio, e ovviamente sappiamo tutti che non è così. Quindi informatevi benissimo, lo so che all'inizio, quando uno vuole sognare, è più facile credere alle cose meravigliose, alle case che costano poco. Le case che costano poco è un'altra leggenda, esistono, ma chiaramente non sono in prima linea della spiaggia, sono in posti più lontani, più isolati o hanno bisogno di una riforma sostanziale. È molto 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 importante conoscere la lingua, soprattutto per una forma di rispetto. Comunque qui siamo in Spagna, quindi una forma di rispetto verso le persone che ci ospitano. E secondo, perché la burocrazia parla soltanto in spagnolo. È vero che qui è pieno di persone che vengono da tutta Europa, però tutti i documenti devono essere firmati in spagnolo, e un minimo di conoscenza ci va per capire quello che si firma. Io parlo inglese molto bene, quindi sono arrivato qui, un mio amico era venuto in vacanza qui, era venuto a mangiare in questo fantastico ristorante dove ora lavoro, e a lui serviva, sono venuto in vacanza, ho fatto una prova, parlavo inglese, so lavorare, so fare tutto, ci ho messo 2 giorni, dopo 3 giorni già lavoravo. Sì. Un mio cugino che sta qui da 4 anni, adesso è manager in una gelateria sulla Scanteras,
dice che a Napoli, dove abitava, non ha mai avuto la possibilità neanche di pagarsi l'assicurazione della macchina a suo nome, invece qui ha comprato casa, sta vedendo di aprirsi un'attività e quindi si è aperto un mondo che lì non avrebbe mai potuto scoprire. Per trovare lavoro, a meno che non si abbia un profilo ricercatissimo come quello di un ingegnere informatico che stanno cercando in questo momento, ovviamente è molto più facile cercarlo qui, perché io se devo scegliere tra prendere una persona per lavorare con me, una persona che mi viene a trovare qui, una persona che devo contattare via telefono, magari anche il telefono italiano, ovviamente preferisco la persona che sta qui. È una questione anche di pratica. Conosco altre città da consigliare qui in Gran Canaria, che sono Maspalomas, Playa del Inglés, che si trovano al sud. Anzi, è molto meglio cercare lì lavoro, soprattutto se è una prima esperienza e se sapete l'inglese, in quanto ci sono molti più turisti, il clima è un po' migliore, quindi la stagione è sempre alta, quindi c'è una forte richiesta di lavoratori. E la vita è leggermente più cara, ma gli stipendi sono adeguati al tipo di vita che c'è. Il consiglio che do agli italiani che vorrebbero venire qui è quello sicuramente di venire a farsi almeno 2 settimane di vacanza, girare bene i posti e di non fare la vacanza solo di relax, tra virgolette. Nel senso, guardate veramente le attività, come funziona. Quando verrete qua vedrete che ci sono tantissimi negozi vuoti, perché tanti si improvvisano, cominciano a aprire un'attività dove non hanno le competenze e in 6 mesi si mangiano tutta la liquidazione. Saluto dalla Spalmassa di Gran Canaria. Grazie, un po' a tutti. Bisogna crederci.